Ciao ragazzi, ci sarebbe la via. Allora, devo esservi sincero, ieri non sono riuscito a vederla tutta la partita. L'ho vista a spezzoni, quindi non posso fare un'analisi garbata, no? Come si dice. Seconda vittoria consecutiva del Bari. Linfa per gli uomini di Longo. Vittoria fuori casa 3-0, ragazzi. A Frosinone è la prima volta che si vince. Turni trionfalistici, va bene. Favilli fa un gran gol. Una squadra che gioca finalmente con la mente libera, produce azioni. Bisogna dire che Frosinone, comunque, da quello che ho letto e studiato, ha comunque fatto qualcosa davanti. Non ha subito soltanto la manovra avversaria. Andiamo a vincere in un campo di una squadra fortemente in difficoltà, che ricordo ha preso 7 gol nelle ultime due partite, veniva da un passivo di 4 reti a Brescia. La sostanza vera del Bari di questo campionato la conosceremo quando il Bari affronterà le squadre in salute, le squadre forti. Adesso abbiamo Cosenza e Cremonese. Cosenza è una delle squadre al pari del Bari che crea molto. Crea molte azioni da gol, quindi sarà una partita interessante. L'anno scorso ricordo che ne abbiamo presi 4 a Cosenza, quindi c'è anche da sfatare questo, da, diciamo, fra virgolette, rifarci di questa sconfitta. Ho letto delle analisi, ho letto ieri benissimo Benali, ho letto di un Falletti strepitoso. Mi riservo il giudizio e l'analisi su Falletti quando vedrò partite intere. Ripeto, con il Mantova non mi era piaciuto Falletti, lo ripeto. Però, insomma, le onde anche del giornalismo barese vanno così. Mignani era odiato, poi Mignani se ne va e diventa amato. La nota positiva sicuramente è Longo, la sua gestione, devo dire, dei giocatori, della rosa, del gioco, ma anche della comunicazione, della difesa dei valori sportivi che rappresentano la città di Bari è importante, insomma, è un allenatore già molto, molto amato. Molto amato. E niente ragazzi, il Bari che ricomincia a respirare. Poi vi devo anche dire una cosa: se azzecca Maita il tiro da fuori area, quel tiro là, cioè un miracolo che Maita azzecca quel gol, cioè non è nuovo lui ai gol, anche all'epoca di Mignani faceva gol. Questo sì, però che fa quel gol da fuori area, chi l'ha mai visto mai tra fare un gol del genere? Mai. A memoria d'uomo. Una Cadorna. 45, quindi sta a tempo. Mai. Quindi niente, Benali sempre super. La difesa ha girato, insomma, insomma, io non ci potevo credere. Poi anche Dorval, che come mezzala, diciamo, come quinto, come braccetto, fate come voi, sta rendendo Dorval. E poteva essere un attivo da parte del Bari, un passivo da parte del Frosinone ancora peggiore. Lo so, bisogna capire un po' la dimensione di questo Bari. Adesso io sono un po' di, non riesco a fare molti video in questo periodo perché facevo sempre punto sulla B, però ho visto venerdì sera Catanzaro Cremonese e devo dire due squadre che hanno giocato molto, molto agonistiche. La Cremonese non mi è sembrata niente di che, vi dirò, senza centrocampo, senza filtro, però quando difendeva e poi ripartiva in transizione ha della qualità davanti la Cremonese. E Catanzaro ha prodotto molto,
nel secondo tempo. È una squadra che si vedeva che aveva più voglia di vincere, però poi la Cremonese in una ripartenza, in una transizione, come si dice, li ha fregati, ha fatto un gol importantissimo fuori casa, perché non so quante squadre andranno a vincere a Catanzaro quest'anno, eh? Sono tre punti pesanti. Altro punto, Mignani col Cesena stava per vincere a Palermo, al 74esimo aveva segnato l'1-0, poi per un non nulla gliel'hanno annullato, no? Quindi è una Serie B molto agguerrita, e devo dire che Catanzaro Cremonese mi è sembrato più forte Catanzaro, però la Cremonese con Stroppa bello attendista, sempre low profile, vi ripeto, è una squadra che davanti c'ha qualità, e se poi ti difendi e davanti c'hai qualità, insomma, può cambiare la storia. Vedete il Milan, sto un po' facendo ad ampio raggio, vedete il Milan, no? Con questo 4-2-4 di ieri, che se si ripara bene in difesa, si inizia a difendere meglio, che succede? Che poi davanti c'ha qualità, quindi quando c'è qualità davanti, secondo me Longo su quello sta lavorando, pure sulla qualità davanti, che Novakovic ci risbaglia uno stop, ragazzi, davanti al portiere si allunga la palla, vabbè, però poi non è Ronaldinho, voglio dire, non è Cassano che la palla la stoppa, la palla rimane incollata al piede. Tutto qua, devo dire, grande Bari, una vittoria fuori casa 3-0 è sempre una vittoria pesante. Vediamo nelle partite che contano, perché poi la solidità è importante, sta sembrando il Bari acquisire una solidità, e da capire le prossime gare. Però complimenti, anche perché e ripeto, se Maita azzecca quel gol da fuori area, allora gira bene, perché quel gol Maita l'anno scorso lo potevi mettere pure davanti alla porta libera, concedendogli la facoltà di tirare in porta con le mani, non l'avrebbe mai messa. Quindi vuol dire che il lavoro di Longo si inizia a sentire, la gente gioca con la mente più libera e inizia a prendere anche confidenza e sicurezza nei propri mezzi, a tal punto da avere l'ardire di provare cose che magari non avresti mai provato per la paura, per l'incertezza. Ecco, ci sono fattori importanti. Ripeto, la mia impressione, il Bari va misurato, e adesso lo faremo con attenzione nelle partite con squadre di un certo calibro. E adesso sicuramente una delle ultime vittorie fuori casa l'anno scorso è stata proprio a Cremona, all'inizio del campionato, con Mignani, che vinciamo a Cremona, e sappiamo che la Cremonese è andata a fare la finale di playoff. Ragazzi, settimana farò il punto sulla B, seguitemi, continuate a iscrivermi, il canale è un po' fermo, iscrivetevi al canale, ragazzi, se vedi questo video iscriviti al canale. E buona norma iscriversi ai canali medi che stanno crescendo, ok? Non seguite solo i babacchioni che urlano, va bene? Forza Bari sempre, ci sta che è bella vita.